Raghi, vi piacerebbe giocare a Roblox così? Beh, raghi, ci potete riuscire con una cosa chiamata estensioni. Sono delle applicazioni che vi permettono di personalizzare Roblox al massimo. Basta che le cercate proprio qui, su Google, Roblox estensioni, e ve ne escono un sacco. Per esempio, io oggi proverò queste tre: Robpro, BTR Roblox e Rogold. E un sacco di altre che ci sono, vedremo dopo. Però, se non giocate dal computer va bene lo stesso, perché molte di queste sono disponibili anche per i telefoni, sia l'iPhone che l'Android. Ecco, qui abbiamo tolto tutto. Il nostro Roblox è così spento e bianco che non possiamo vedere niente di tutti questi giochi. Ma non se ci riaggiungiamo, tipo alla prima, Rogold. Con questa sono riuscita a cambiare i colori, le scritte, e addirittura a mettere uno sfondo con i cagnolini su Roblox. Basta andare in alto a destra sulle impostazioni e usciranno queste impostazioni proprio chiamate Rogold. E qui usciranno altre impostazioni e le posso cambiare tutte. Posso addirittura cambiare quelle degli amici, dei profili, degli avatar. Raghi, con questa posso mettere finalmente più capelli ai miei personaggi. E basta solo un capello. Adesso con queste estensioni lo posso fare. Oppure addirittura vi è mai capitato di voler entrare in un server ma è pieno di gente, voi lo volete vuoto? Beh, c'è l'impostazione. Oppure addirittura possiamo vedere le persone bannate o addirittura copiargli gli outfit, raghi. Possiamo schiacciare qui, mettere il nome di una persona a cui vogliamo copiare l'outfit e lo possiamo fare. Poi qui so che c'è la cosa che vi piace di più. Guardate, ce ne sono già un sacco, tipo le bananine. Le bananine sono così simpatiche, così carine. Oppure magari, non lo so, vi sentite natalizi? No, le renne. Ma vi sentite ancora di più, non lo so, strani ancora di più? E allora cambiamo colore, mettiamo tutto rosa, tutto fucsia. No, tieni, lo posso fare tutto quello che voglio. Ma posso rimetterci anche i migliori amici, raghi. Questi sono i miei amici, infatti se io vado su Fili e gli metto la stellina, ora è diventato il mio migliore amico e quindi me lo troverò sempre in mezzo alle scatole. E non solo, posso anche spiarli, perché ogni volta che apro il loro profilo di un mio amico, non deve per forza essere il mio migliore amico, vado giù e posso vedere quando è l'ultima volta che sono stati online. Nel caso di Fili, 2 settimane. Come fai a non giocare a Roblox per 2 settimane? Raghi, anche nello shop è cambiato. Addirittura posso comprare gli oggetti da qui senza neanche doverli schiacciare. E poi c'è una sezione proprio diversa dove posso fare le sfide con i miei amici e mi capitano 10 articoli totalmente a caso dello shop. E quindi magari io schiaccio di nuovo qui, me ne capitano altri totalmente a caso e posso fare una sfida su chi si veste meglio. Raghi, la prossima si chiama Robpro e secondo me è la migliore. Guardate un po' che cosa tutto ci dà, sono tantissime cose. Se andiamo sul nostro profilo, di già possiamo mettere mi piace ai profili. Poi abbiamo i temi. Oh mio Dio, posso scegliere un sacco di temi già pronti, tipo, non lo so, il buco nero. Woo, raghi, ho lo spazio! E quando qualcuno con questa cosa viene a visitare il mio profilo, vedrà che io ho messo lo spazio, le montagne, oppure c'è le faccine, o addirittura questa roba qui di arcobaleni. Posso scegliere di tutto! Ok, ma la parte divertente deve ancora arrivare. Qui mi fa vedere quanto costa il mio outfit, 485 Robux. È troppo poco. E poi qui mi fa vedere tutte le cose che ho comprato. Qui addirittura posso cambiarmi la corporatura, oddio, posso cambiarmi il background di come mi fa vedere, tipo viola. Oh mio Dio, raghi, posso cambiare tutto da una sola pagina, che è la pagina dell'avatar. Ma se io vado adesso in un'altra pagina qui a fianco, che mi esce solo se ho questa applicazione, posso letteralmente provare tutti gli oggetti, tipo questo qui, e adesso ce l'ho addosso. Guarda, e non l'ho mica pagato, costa un sacco di Robux. Posso addirittura metterlo in 3D e girarmi e vedere come mi sta tutto davanti, dietro, con i capelli. Cioè, raga, è bellissimo. Posso provarlo con tutte le cose esclusive, anche che non esistono più. Guardate, lo posso ingrandire per vedere bene come mi sta l'outfit. Ho cambiato solo la faccia e il cappello e il mio outfit qui costa 319.000. Ovviamente non mi rimane, raghi, non è una cosa per scammare i Robux, è solo per provarsi le cose, però potete farvi le foto. E soprattutto i TikTok, magari voi volete flexare, far finta che vi siete presi il Dominus che costa un sacco di soldi di Robux. Non potete, però qui sì. Ovviamente mi ha cambiato anche la pagina iniziale di Roblox, perché qui adesso ho le scritte così tipo ad hoc mie enorme, perché sono i giochi più famosi, quindi io ho qui i giochi più famosi. E poi questa roba qui che è in alto a destra, che c'è scritto gioco casuale. Se io lo schiaccio posso scegliere uno di questi dadi e mi capita un gioco. Ok, proviamo ad entrarci. Ah, che grande, non è proprio, cioè è carino, ok,
e poi se voi andate nel vostro gioco preferito qui, proprio qua dove c'è scritto gioca, potete vedere quanti minuti avete giocato. Io ovviamente questa applicazione non ce l'avevo, quindi mi segna 0, ma in realtà sarebbero tipo infinito su Brookhaven. E potreste sfidare i vostri amici a vedere chi ha giocato di più a Brookhaven. Oppure volete fare una cosa non tanto legale, però che si può fare? Ok, in pratica venite qui sotto e schiacciate questa tendina che vi appare sui server. Al posto di comprarne uno gratis, voi potete cercare il server più vuoto. Così potete giocare voi, i vostri amici, e nessuno vi rompe le scatole. Soprattutto perché ovviamente non tutti i server sono gratis, tipo Brookhaven costa ben 100 Robux e non tutti vogliono buttare 100 Robux, giusto? Oppure state avendo una connessione orribile, questo qui vi fa trovare il server con la connessione migliore. Raghi, con questa posso invece cercare istantaneamente ogni video di qualunque gioco io voglia. Per esempio andiamo in home, cerchiamo un gioco a caso, tipo questo. Please Steal, dove si fanno i Robux. Io schiaccio su questa applicazione e mi esce già il titolo del gioco. Poi se schiaccio avvia mi porta su YouTube e mi fa vedere solo i video di questo gioco. Tipo se io sono in difficoltà e voglio trovare la risposta a qualcosa, eccolo qui. Raghi, oppure questa qui, guardate, basta che io schiaccio, ne ho installato un'altra, si chiama Roblox Cursore. E io qui posso avere tutti i cursori, posso avere un noob. Ah, guardate, ho il noob che ogni volta che io schiaccio qualcosa fa la dab. Oppure guardate, ho la mazza che però se mi avvicino a qualcosa da schiacciare diventa Piggy. Raghi, oppure quante volte vi è capitato di giocare a un simulatore tipo, ne prendiamo uno a caso. Ok, tipo Pet Simulator, noi andiamo sempre qui mentre ci stiamo giocando. Schiacciamo sull'iconcina Roblox cercatore di codici e mettiamo il nome. E qui ci troverà una lista dei codici che possiamo mettere su Pet Simulator per ricevere delle cose gratis. Raghi, ne restano un sacco da provare, ditemi qual è il vostro preferito, a me piacciono tutti. Oh, guardate che carino, hanno aggiunto anche delle altre cose tipo questo, io non me lo ricordo. Ciao, lo posso prendere in braccio e lo posso già buttare da qualche parte, tipo qui. Oh, sono un genio, ho trovato una chiave, la chiave del successo, c'è scritto. Wow, ci sono dei quadri stranissimi. È inquietantissimo, poi i disegni che diventano sempre peggiori, è un gattino. Odio finire così. Io odio il bambino. Ti odio, bebignello. Ti sopporto.